Anche quest'anno state presentando una denuncia. Sì, anche quest'anno un primo gruppo di famiglie che si sono rivolte a noi e noi come organizzazione sindacale rappresentanti gli assistenti igienico-personale stiamo presentando una denuncia perché continua l'ennesima e gravissima interruzione di pubblico servizio che impedisce a tanti ragazzi disabili nelle scuole di Palermo e provincia di andare a scuola. E quindi stiamo lottando, stiamo protestando, stiamo facendo le battaglie quotidiane, però i genitori giustamente vogliono fare questo atto che è un atto dovuto perché i loro figli vengono lesi in un diritto che viene sancito dalla Costituzione, a partire dalla Costituzione, ma che viene fatto, cioè che diventa carta straccia ogni giorno da parte delle istituzioni. Mancano fondamentalmente due cose. Sì, mancano fondamentalmente il servizio di trasporto che non è mai partito da quando è iniziata la scuola e il servizio di igienico personale che è, diciamo, partito a metà perché nelle scuole non sono rientrati tutti gli igienico personale, ne sono rientrati una parte, quindi ci sono oggettive discriminazioni con ragazzi che hanno avuto assegnato l'igienico personale e ragazzi che non l'hanno avuto assegnato e questo comporta da un lato che i ragazzi non vanno assolutamente a scuola o se ci vanno con grandissime difficoltà delle famiglie che o devono fare grossi sacrifici per accompagnarli a scuola e comunque sostituirsi in alcuni casi all'igienico personale durante l'ora di ricreazione per portarli in bagno e questo è veramente assurdo. Cioè, contro chi sarà la denuncia? La denuncia sarà in particolare contro i responsabili della città metropolitana che si occupano della gestione e dell'erogazione di questi servizi e comunque tutti i soggetti che poi la magistratura riterrà opportuno individuare, sempre della città metropolitana, dell'assessorato regionale alla famiglia e dell'ufficio scolastico regionale. Sono quelle istituzioni che dovrebbero garantire questo diritto allo studio ma non lo garantiscono. Voi siete due delle mamme che presenterete questa denuncia, ma i vostri figli non riescono ad andare a scuola allora? No, mio figlio da quando è iniziato neanche un giorno è andato, perché manca il trasporto e l'igienico personale. Anno dopo anno non si risolve e poi ritorniamo di nuovo allo stesso posto. Qual è l'alternativa? Non farli andare a scuola? No, per ora è a casa, neanche un giorno è andato. Io non glielo posso portare perché non ho possibilità come poterlo portare. Oggi ci hanno trattato malissimo. Dove? L'USUR. Siamo andati a parlare prima perché dovevo entrare, che mio figlio doveva andare in bagno e ci hanno chiuso le porte in faccia. Dopo mezz'ora ci hanno aperto, ci hanno fatto arrivare Digos, polizie, come se eravamo dei criminali. Ma volevo solo anche chiedere, dato che mio figlio doveva andare in bagno e poi io volevo un incontro con loro. Mio figlio va a scuola accompagnato da me, facendo molti sacrifici e diciamo, cercando di adeguarmi pure ai metodi della scuola, essendo che manca pure il servizio igienico-sanitario. Personale? Sì, sì, personale. Quindi riesce ad andare a scuola, però di contro non ha assistenza? Non ha assistenza, ma solo sostegno, però a livello igienico non ha nessuno che lo possa. E come si sopperisce a questo problema? Facciamo avanti e indietro da scuola pure per dare farmaci.